amici, oggi la colazione la facciamo con Giovanni, capitolo 7, versetti 40-53. Nel testo proposto, al quale vi rimando per una lettura meditata, emergono due elementi che ci inducono a riflessioni un poco più approfondite. Il primo riguarda i versetti dal 40 al 44, dove viene fatta rilevare una disputa sulle parole espresse da Gesù. Si crea confusione attribuendo a Gesù stesso diversi ruoli e mutata autorevolezza e provenienza a sostegno delle sue espressioni. Lo si definisce profeta, messia, indegno di pronunciare quelle parole. Ecco allora la prima riflessione. La parola, quando assume la connotazione di parola di verità, come lo era quella pronunciata da Gesù, crea divisione, sconcerto, ribellione. La parola di verità mette a nudo la pochezza degli interlocutori, che inevitabilmente cercano giustificazioni per non credere. Un po' come capita a noi, quando non desideriamo vedere nella parola di Dio l'elemento che scardina le nostre certezze, l'aver sempre fatto così, la mancanza di volontà di cambiare. Tante volte succede a coloro che si ritengono più vicini, gli interpreti che si ritengono più accreditati. Invece Gesù parla a tutti, chiede a ognuno di cambiare, di lasciarsi mettere in discussione. Il secondo aspetto parte dalla reazione delle guardie, le quali, avvertendo per prime che in quell'uomo non c'era nulla di sbagliato, anzi, tornano dai capi dei sacerdoti e vengono da questi rimproverati per non aver eseguito gli ordini ricevuti. Tentano a questo punto di motivare la loro scelta, ma la reazione della cosiddetta istituzione è scomposta, si sente tradita, capisce che sta perdendo autorevolezza, perché la parola è parola di verità, e si rifugia nell'autorità, nell'imposizione. Declinando questo atteggiamento nel nostro vivere, parrebbe assimilabile all'atteggiamento arrogante di chi alza la voce, evita il confronto, sottolinea il proprio ruolo, non cerca di motivare, si fa forte di un presunto consenso, discredita gli altri. Al versetto 49 si dice «solo quella maledetta gente del popolo» e via elencando. C'è sempre però qualcuno che almeno si pone il dubbio, Nicodemo, che riporta il significato della legge. Di fronte alla verità, un'altra volta la reazione si fa veemente, quasi fosse un tradimento interno. Anche in questo caso non si argomenta, ma si impone di tacere, additando allo studio della legge, in forma letterale, morbosa e intransigente. Si tratta dell'ennesima reazione che potrebbe capitare anche a noi, qualora escludessimo a priori il confronto, pur riconoscendo nel nostro intimo che il nostro interlocutore possa avere ragione. In conclusione possiamo dire che talvolta è più facile far conoscere il Cristo ai lontani che correggere gli errori più grossolani dei presuntuosi, di coloro che affermano di credere in Lui e depositare di tutti la verità. Confidiamo in questo tempo di Quaresima affinché ci permetta di riconoscere che il fariseismo risulta tutt'altro che sopito e ci impegni nella trasformazione per riconoscere l'unico vero Dio nella vita e nei comportamenti di coerenza di tutti i giorni. Buon caffè a tutti!